Commissione Agricoltura. Io volevo solo però precisare, sentendo, non, magari qualcuno non sa, che noi siamo ovunque in Italia, in tutte le città, anche nei piccoli paesi ci sono i meetup. Noi siamo qui a Roma perché facciamo i deputati o i senatori al Senato, no? E quindi noi portiamo avanti il programma dei 20 punti e poi cerchiamo di ripulire i decreti che ci vengono addosso, perché dall'inizio, da marzo, quando siamo qui, 22 iniziative governative e 3 di iniziativa parlamentare, quindi la proporzione è molto pesante, quindi noi siamo costretti per lo più a studiare le porcate che ci arrivano addosso, e poi magari se ci fosse invece un Parlamento efficace, da qui perché Grillo diceva che è una scatola che puzza, perché non sta lavorando effettivamente, no? E quindi ecco, se invece noi ci battiamo tutti i giorni per dire il Parlamento deve tornare a lavorare, non si può lavorare sempre con gli atti del governo, no? Questa cosa dei decreti d'urgenza, che no, poi d'urgenza c'è. Non c'è niente praticamente, e però c'è anche l'aspetto dei territori, con i meetup, con i gruppi territoriali, quindi per chi vuole avere informazioni, per chi vuole partecipare, per chi vuole portare la propria esperienza, tocca che vi riunite, vi date un po' dello spazio della vostra vita da dedicare alla cittadinanza, perché non pensate che 160 persone possono risolvere i problemi dell'Italia. Questo lo dovete mettere in testa tutti quanti, quindi diamoci una mano, siamo tutti insieme, grazie. E quello che sta succedendo là dentro, dove la Magna Casta è dovuta scendere comunque in qualche modo a compromessi rispetto a un'opposizione dura che viene fatta dai nostri ragazzi, questo già è un risultato grandissimo. Ovviamente non è sufficiente, però per questo noi dobbiamo aiutare loro e dobbiamo fare un passaparola strepitoso, continuo, costante, pressante, perché solo così riusciremo in qualche modo a dare una mano a loro e a dare il nostro contributo. Grazie. Comunitari. Allora, prima aspettate che vi racconti qualcosa, no? Come va, risparo cazzate? Vabbè, questa settimana è importantissima per noi, ci state seguendo, spero, c'è il decreto missioni in aula da ormai 10 giorni, stiamo riuscendo quantomeno a mettere il governo in difficoltà, perché questo è l'ennesimo decreto di proroga delle missioni internazionali, tradotto in soldoni, diamo soldi per mantenerci le guerre come quelle dell'Afghanistan e di altri paesi dove da tanti anni siamo senza un reale motivo. L'Afghanistan è chiaramente l'emblema di questa incapacità di gestire la politica estera. In 12 anni abbiamo speso 5 miliardi di euro, pensate quante belle cose avremmo potuto fare con quei 5 miliardi, sia nel paese dove sappiamo che la situazione è drammatica, basta ascoltare anche gli interventi in questa piazza per capire che quei 5 miliardi sarebbero serviti a tante altre cose, solamente pensandone una, il gettito IMU lo avremmo recuperato tranquillamente da quella cifra. E soprattutto la cosa che fa male, perché questi decreti di proroga includono sia le missioni che la cooperazione internazionale, la cosa che fa male è vedere che in cooperazione stanziamo il 2% della cifra e il 98% in missioni, il che significa il 2% per evitare che le popolazioni, ad esempio, del Medio Oriente o dell'Africa stiano male, perdano il loro minimo benessere che hanno e quindi abbiano bisogno poi di migrare, e il 98% in armi. Questo è il rapporto tra le due cose che il nostro governo reputa giusto, reputa onesto. Noi crediamo che dovrebbe essere totalmente l'opposto. Abbiamo anche dei vincoli con l'Europa, questa Europa che ci dicono essere la madre di tutte i nostri obiettivi quando si parla di austerità, di togliere i soldi ai cittadini, di affamarli ancora di più, ma non è mai degna di ascolto quando invece ci chiede di investire in cooperazione internazionale. Ci chiede di farlo per arrivare entro il 2020 2015 allo 0,7% di investimento, noi siamo allo 0,13, vuol dire che non è che siamo lontani, è impossibile arrivare a quella cifra, però è la stessa Europa che ci taglia le gambe quando cerchiamo di investire sul nostro paese, quindi noi siamo in aula a fare ostruzionismo da giorni ormai, abbiamo ottenuto più di 2 settimane ormai di rinvio. E lo facciamo ricordandogli a ogni emendamento, noi lo chiamiamo infatti costruzionismo, perché cerchiamo di spiegargli cosa stiamo cercando di portare in aula. Loro spesso non,
secondo me neanche lo capiscono, perché sono così lontani da queste tematiche che veramente oggi gli ho spiegato il microcredito di Mohamed Yunus ed erano così scioccati, non sapevo di cosa stessimo parlando. E gli ho parlato di cosa si può fare con dei concetti basilari come questo. Poi voglio dire, Yunus ci ha vinto soltanto un premio Nobel con queste teorie, quindi non è proprio l'ultimo arrivato. E loro invece continuano a vederla come una cosa così distante dalla loro capacità di scegliere, che poi è quello il reale motivo. Che PD e PDL sono lì dentro e non sanno realmente cosa stanno votando, hanno qualcuno che gli dice cosa votare e loro votano. Quindi quando gli spieghiamo poi il merito di quello che stiamo chiedendo, magari sono anche d'accordo, li vedi, specialmente quelli più giovani che ti guardano tipo interessante, figa questa cosa, e poi votano contrari. Perché non possono accettare che il mondo cambi secondo quello che noi riteniamo essere un mondo migliore. Io in questi giorni ne ho parlato tanto online, ho parlato del mondo che sogniamo. E il mondo che sogniamo è quello in cui Gallinella, piccolino com'è, si alza in aula e dice io voglio il ministro qui, e il ministro viene davvero alle 4 di pomeriggio, un evento incredibile. Abbiamo chiesto il ministro, anzi Filippo ha chiesto il ministro, perché noi parlavamo dei 10 giorni di decreto missioni senza che ci fosse nessuno al di sopra del... Alfano è il sottosegretario, credo, no? Il sottosegretario ad ascoltarci, quindi noi stiamo stanziando 300 milioni di euro per 3 mesi senza che il governo sostanzialmente ci venga neanche a rispondere alle domande che facciamo, perché potrebbe anche succedere una volta che il governo in aula riesca a chiarirci il motivo e noi diciamo beh, hai ragione in effetti, ma questo non succede, non accade, perché il governo non è mai lì. Io, Mauro, l'abbiamo visto probabilmente 2 volte ad oggi, e tutti gli altri che vengono, sono riseduti perché devono poter dire che il governo era presente, ma non rispondono mai. Allora, come ho detto in questi giorni, noi siamo lì a ricordarglielo, siamo giovani e forti, il tempo ce l'abbiamo, ora già sono 2 settimane, alla 3ª settimana magari inizieranno a capire che facciamo sul serio, il decreto scade il giorno 9 dicembre, deve ancora andare al Senato, e gli abbiamo fornito degli emendamenti che per noi sono abbastanza chiari, sono scritti in lingua italiana, non c'è politichese, e chiediamo che ci sia una riduzione dell'investimento già in questi 3 mesi per l'Afghanistan di 15 milioni, cioè il 10% dell'investimento sostanzialmente, e che venga scritto nero su bianco, perché quello che vi racconto in televisione è falso, non è previsto da nessuna parte un piano di rientro all'Afghanistan, che venga scritto nero su bianco in questo decreto che al 31/12/2014 il contingente italiano in Afghanistan sarà pari a 0 unità, questo non è scritto da nessuna parte, quindi quando sentite Palle d'Acciaio Letta in televisione raccontarvi che torneremo dall'Afghanistan nel 2014, sono emerite cazzate, non è scritto da nessuna parte, e il capo e anche il Ministro della Difesa non sapranno dirvi diversamente, perché sono tutte cose che sono in teoria realizzabili ma non pianificate. Abbiamo chiesto che sia scritto nero su bianco e lo otterremo in tal senso. Abbiamo anche cercato, cioè non è già proposto chiaramente e fa parte di questa battaglia, di risolvere il problema dei Marò. Non, mi dispiace dirlo, non in questo decreto sui 2 ragazzi che sono attualmente in India, ma sull'origine del caso Marò, che era... un emendamento fatto a un decreto missioni nel 2011 dalla Russa, lo stesso la Russa che oggi piange in aula quando ricordiamo i morti in Assiria, ma che non piangeva quando gli ha consegnato 2 soldati nel 2011, è rimasto zitto perché l'emendamento, il comma era il suo e non ha potuto dire nulla. Noi abbiamo chiesto l'abolizione di quel comma per far sì che un caso Marò non si possa mai più ripetere, e abbiamo proposto anche che la catena di comando per l'utilizzo dei nostri militari sia sempre chiara, perché il problema dei 2 Marò è che la catena di comando non esiste sostanzialmente. Quindi noi lotteremo ancora su questa per ottenere queste cose. Vi chiediamo, l'abbiamo già fatto attraverso i nostri canali, abbiamo fatto diversi comunicati, di spargere la voce, perché chiaramente un gruppo di opposizione come Forza Reale ha l'attenzione mediatica alle tematiche, il governo deve sentirsi con le spalle al muro. Noi lotteremo ancora in tal senso, o ci danno quello che chiediamo, oppure che venga qui Franceschini a chiedere l'ennesima fiducia di un governo inesistente e vigliacco. Grazie.